posso non esprimere la soddisfazione per questa iniziativa di Lega Ambiente nazionale e della Regione Abruzzo, che quando si parla di contrasto all'inquinamento del mare, quindi tutela del mare, e poi nel contrastare l'inquinamento nel momento in cui questo dovesse avvenire. Già dal 92 con la legge sulla difesa del mare il compito di contrastare, che diciamo censisce tutti quanti gli strumenti che ci sono a disposizione, da quelli nautici chiaramente ad altri, contenere l'inquinamento e impedire che questo arrivi sulla costa. Nel momento in cui arriva sulla costa è lì completamente precluso al pubblico uso. Ma non voglio nemmeno parlare degli effetti che questa situazione comporta sull'economia. Dobbiamo pensare che il nostro ambiente è un ambiente irripetibile e dobbiamo salvaguardarlo impedendo che certe cose possano compromettere il futuro della nostra umanità, che credo che sia il caso di parlare in questa forma di unione per affrontare un problema, e che ci siano queste iniziative che sono volte a evitare che quello che purtroppo si è verificato possa pregiudicare l'ambiente più di quello che già il fatto stesso non provochi. Ho voluto ospitare qui questa mattina con anche un valore simbolico dell'atto, perché quando c'è una collaborazione fra istituzioni pubbliche e foriero di risultati che noi ci auspichiamo sicuramente proficui. Il tema che noi affronteremo tutto riguarda appunto il tema del fronteggiamento di una ipotetica emergenza quando accade storicamente hanno interessato in attività negli scorsi 3 anni anche per l'altra delega, quella ambientale. Sempre di Marco, che ringrazio. Io credo che sia per la chiosa a cui faceva riferimento il contrappello Corporetti, ovvero il valore assoluto che l'ambiente marino ha in senso assoluto degli ambiti fluviali, di ecosistema marino, ovvero di polmone che permette la vita sul nostro pianeta, probabilmente, sicuramente fino a tutto il XX secolo erano fatto tipico e che oggi però scopriamo essere massimamente, nella stragrande maggioranza dei casi, della Galizia. È un modo nuovo di approcciare questa tipologia di necessità, una professionalità diffusa nel mondo del volontariato per far fronte a delle emergenze che, come potete vedere, anche legata alla questione di Ortone, che arriva a toccare un po' con le scale. Quindi diciamo, nonostante la vittoria sull'Umbrina Mare, su questa realtà che poi non è stata realizzata, però abbiamo ancora la necessità di